Prima tappa del campionato Trial 4x4 a Castrocaro in provincia di Forlì-Cesena con il supporto del Romagna 4x4 Team. È stata definita la tappa della ripartenza, un anno difficile pieno di incertezza a causa dell'emergenza del coronavirus, un'edizione tanto sofferta quanto fortemente voluta dalla Federazione Italiana Fuoristrada e da Roberto Cevenini, responsabile nazionale del campionato Trial 4x4. La ripresa dell'attività trial nazionale dopo lo stop per l'emergenza coronavirus è passata da Castrocaro, un weekend storico per la sua importanza perché si tratta appunto della prima tappa del campionato trial 4x4. Oggi non indosso la tuta ma indosso i panni dell'organizzatore questa volta per la prima tappa del campionato italiano trial 4x4 che si svolge qui a Castrocaro al 4x4 Romagna Team. Vi faccio vedere qualche evoluzione di questi funamboli del trial. Il trial 4x4 è una specialità nella quale i concorrenti devono superare le asperità naturali presenti su percorsi delineati con delle porte e bandelle utilizzando esclusivamente la capacità di avanzamento del veicolo senza alcun aiuto esterno, navigatore, barricello, eccetera. Pilota e navigatore seguiranno la traiettoria ritenuta migliore per superare tutte le porte delle prove. Al termine della prova vi sarà il conteggio delle penalità effettuate, come retromarce, porte non superate, eccetera. Al termine della gara, l'equipaggio che ha ottenuto minor penalità sarà il vincente. Le prove da superare dipendono dal grado di preparazione del veicolo. Vi sono 5 categorie, a partire dalla categoria Original, che prevede un fuoristrada praticamente di serie, fino alla categoria Prototype Ice, veicoli unici e super performanti con 4 prove a sterzo. In seguito all'accordo fra la Federazione Italiana Fuoristrada e l'ACI Sport, il campionato italiano trial 4x4 della Federazione Italiana Fuoristrada è l'unico riconosciuto quale campionato italiano di specialità. Tale riconoscimento inoltre lo inserisce nel circuito europeo dell'Eurotrial, campionato europeo di trial 4x4, del quale più volte l'Italia ha vinto la classifica delle nazioni partecipanti, oltre che laureare numerosi campioni europei di categoria. Siamo qua col presidente del 4x4 Romagna Team, Andrea Schiumarini, e questa è la prima gara del campionato 2020. Siamo riusciti a partire nonostante tutte le difficoltà del caso. Andrea. Sì, è stata una nostra volontà, una volontà anche di Cevenini, l'organizzatore del trial, e di tutti i ragazzi, perché diciamo che la voglia di rimettersi in macchina, di riniziare le gare era tanta. E quindi fortunatamente oggi siamo qua a Castrocaro, una bellissima giornata, i ragazzi hanno lavorato per qualche settimana per sistemare tutti i percorsi e siamo molto contenti di essere i primi ad aprire le danze per questo campionato trial 2020. La location di Castrocaro ormai non ci è nuova, quanti anni è che corriamo in questa pista? Qui sono è il terzo anno questo e cioè, da qualche anno siamo instaurati qua, la pista piano piano la stiamo migliorando, stiamo cercando di trovare nuovi percorsi per far divertire sempre di più i piloti. Bene, quest'anno abbiamo anche una novità, sono dei modellini. Sì, sono cioè, questa nuova sinergia creata tra le macchine vere, tra virgolette, e queste macchine modellino che comunque fanno cose incredibili, che delle volte quando guardi i loro video dici ma sono macchine vere o sono finte? E quindi è veramente una cosa nuova, bella e che adesso sono, andiamo a sono vedere. Un bel gruppo e quindi vediamo cosa tirano fuori. Bene, grazie mille, buona grazie giornata. Novità del 2020 sono questi modellini radiocomandati. Mattia, raccontaci un pochino come funzionano nel loro piccolo. Ah, nel loro piccolo sono come le macchine grandi. Ponti rigidi, telai a longaroni, trasmissioni dalle più extreme alle più stradali, come anche nel trial vero, e poi si montano, si modificano e si fanno le gare esattamente come fanno quelli più grandi. Quindi anche penalità, voi fate dei campionati? Campionati regionali, italiani, europei anche,
quindi basta spostarsi e da fare c'è sempre. E oggi siete qua per darci una piccola dimostrazione, esatto. Una dimostrazione di quello che è. Visto che noi siamo il team di Forlì, ci hanno chiamato, diciamo. Giochiamo in casa, siamo venuti a riprodurre una piccola pista e adesso giriamo un po', facciamo vedere ai grandi come vanno queste allora piccoline. Ci mettiamo all'opera. Due giorni di fuoristrada pure in un weekend estivo con piloti e staff immersi in una pista molto tecnica resa difficile ma spettacolare dalle piogge dei giorni precedenti la gara. Domenica 6 settembre è iniziato quindi il campionato trial 4x4 suddiviso in 4 tappe per dare continuità a questa disciplina che ha visto una continua crescita esponenziale negli ultimi anni. Si è corsa la prima di 4 gare a Castrocaro, Forlì, organizzata magistralmente dal 4x4 Romagna Team, presidente Andrea Schiumarini, e dalla Federazione Italiana Fuoristrada. Nonostante il distanziamento e le mascherine imposte a tutti i concorrenti e al team di organizzatori, la gara si è svolta in modo impeccabile. È stata divertente, non sono mancati i ribaltoni e i colpi di scena nella classifica finale. Nella categoria Original vince Bombardini Erika, navigata da Mengozzi Manuel del 4x4 Romagna Team su Nissan. Per loro un'ottima prova in tutte le manche, riescono seppur di poco a chiudere al primo posto. Secondo Rocky Parisini Alessio del CNF su Land Rover. Il ritardo nella prima manche per alcune penalità di troppo, riesce nella seconda a recuperare il tempo perso precedentemente, facendo registrare solo 18 penalità, ma non sufficienti per scavalcare la posizione. Siamo qui con Parisini Alessio, categoria Original. È la prima volta che corri, Alessio? Sì, è la prima volta. Cosa ti ha spinto a venire a questa gara? Due anni fa ho visto una gara a Monterenzio e mi è piaciuto parecchio e adesso che ho una macchina col quale posso permettermi di fare trial, ho voluto provare. Ti sei allenato un pochino? Molto poco in questo anno di lockdown. Quest'anno è stato un po' difficile per tutti. E ci vuoi dire qualcosa della tua macchina? Ma è un Defender 90 Pickup TD5. È quasi originale perché ho avuto poco tempo per prepararla, però diciamo che già così è una buona base per togliersi qualche soddisfazione. Un invito a tutti quelli che si vogliono affacciare a questo sport, che magari non ne sono proprio convinti al 100%, che cosa gli possiamo dire? Che a me è sembrato organizzato molto bene, tutto molto in sicurezza, e è uno sport tecnico e niente, cioè, se piace il fuoristrada più tecnico, mi sembra lo sport adatto. Terzo il campione in carica, Alfatti Davide del Lamone 4x4 su Mitsubishi, partito molto bene con sole 30 penalità fatte registrare nella prima manche, nelle successive esce fuori dai giochi per noie meccaniche. Nella categoria dei veicoli standard vince la gara il team Galletti su Suzuki Jimny. Per loro la migliore prestazione di giornata in tutte le manche. Ha staccato diretti avversari con passaggi veloci e precisi, che le ha permesso di avere solo 36 penalità tra tutte le manche. In seconda posizione si sono piazzati sul Jeep Morsiglie di Costanzo del club Aquilotti 4x4. Ottima prestazione la loro, macchiata da qualche errore tecnico ma non sufficiente a perdere la seconda posizione per gli attacchi di Maggiani.
Siamo qui con Mauro e Salvatore, categoria standard. Loro vengono da Frosinone, ci sono venuti a trovare qui in Emilia Romagna per questa prima gara di campionato. Per Mauro l'avventura non è nuova, invece per Salvatore sì. È la prima. Cosa vi fa correre assieme? Amicizia di vecchia data e la passione che ci accomuna del fuoristrada. Quindi... Siamo lo stesso club degli Aguilotti, scusate se mi permetto. Di Arpino, che di è provincia Arpino, di Frosinone. Provincia di Frosinone vicino Sora, siamo circa 80 iscritti, facciamo parecchi eventi. Adesso in questo momento giù in Sicilia, continua te. Abbiamo una gara track giù in Sicilia che l'hanno organizzata un club romano e c'è un equipaggio nostro che venerdì è partito e ci rappresenta come Aguilotti 4x4. Abbiamo un veicolo che ci permette di divertirci nel giusto, in sicurezza e niente, siamo partiti ieri, siamo arrivati ieri sera, ieri pomeriggio alle 2, siamo arrivati ieri sera, ora di cena. Qualche caratteristica della vostra auto? La nostra auto fa la categoria standard perché è un due blocchi, è un Wrangler del 2009 automatico e c'ha anche il sistema antipattinamento che ci permette di spostarci con precisione millimetrica ed avanzare senza problemi. Terzo posto per Maggiani del club Varsiglia Offroad Suzuki, gara divertente svolta senza gravi penalità tutte le manche. Siamo qui con Davide e Mirko, categoria standard, e dopo tanti mesi di stop questa è la nostra prima gara di ritorno. Come siete carichi ragazzi? Siamo carichi, è già 2-3 mesi che non si tocca le macchine, anche da noi, dalle nostre parti abbiamo avuto problemi per usarli. Speriamo oggi di divertirci, una bella giornata, posto bello, c'è tante cose che sono naturali, quindi penso che sia una bella giornata. Davide, ci vuoi ricordare un pochino le caratteristiche della tua macchina? Allora, questa è una base Samurai, abbiamo cambiato il motore, c'è un motore del Vitara 8 valvole, poi naturalmente come tutti blocco anteriore, blocco posteriore, riduttori eccetera eccetera. Gara di battesimo per Bene Ricetti e Gandino, alla prima del campionato nazionale Trial 4x4, dopo aver fatto esperienza nei rispettivi campionati regionali dell'Emilia Romagna e Liguria. Bene Ricetti e Luca, navigato da Strollo con il loro Toyota, finisce in sesta posizione. Si deve accontentare del nono posto Gandino Andrea sul Suzuki. Gara di campionato anche per voi, quest'anno i ruoli si sono invertiti, siamo qui con Duilio e Thomas. Thomas, quest'anno ti abbiamo messo al volante, che cosa ci racconti? Sono molto emozionato di poter partecipare alla prima gara come pilota e non come navigatore, ma mi sento abbastanza carico e poi ho un bravo copilota con molta esperienza. Il nonno vuol dire qualcosa? Sì, sono molto contento che il mio nipote sia interessato al mio sport e farò di tutto perché apprenda tutte quelle astuzie che servono nel nostro gioco. Un invito ai giovani che si vogliono affacciare a questo sport da un veterano? È uno sport estremamente libero, aperto, all'aria aperta, poco costoso e da grandi soddisfazioni. Secondo me è assolutamente una cosa per i giovani, ma soprattutto per i giovani, anche se io che sono anziano ho continuato a farlo fino ai 70 anni. Ti mantiene giovane? Ci mantiene giovane, sì. Grazie, in bocca al lupo. Crepi. Ciao, a dopo.
Nella categoria dei Modified vince il veterano Ezio Casadei, navigato da Venturi Giorgio del 4x4 Romagna Team sul loro performante Jeep. Riescono, grazie a una gara perfetta, a ribattere colpo su colpo gli attacchi di Toselli Mario e Umberto, mantenendo il primo posto fino alle battute conclusive della gara. Sono Ezio Casadei del Club Fuoristrada Romagna Team e siamo ripartiti a fare una gara di campionato italiano dopo il lockdown. È stata una bellissima giornata, abbiamo lavorato abbastanza per poter costruire o organizzare le prove e dopo il tutto siamo riusciti a avere oltre 20 equipaggi. Ce n'era una buona parte che erano qui del posto e poi erano nelle vicinanze, comunque se ne sono venuti anche da Roma, da Senigallia, da Alessandria, Sarzana, Massarosa, sono venuti da un po' da tutta Italia, un paio di team, e quindi ce la siamo passata bene. Abbiamo fatto la prima gara di campionato italiano per far conoscere anche a gente esterna come si comportano le macchine facendo certe gare. La nostra non è una gara di velocità, è una gara di abilità, quindi a superare degli ostacoli. Come hanno risposto i team? I team hanno risposto che si sono presentati abbastanza bene e la prossima gara senz'altro sarà verso Senigallia, e quindi ce ne saranno senz'altro parecchie macchine in più. Parecchie. Secondo posto per Toselli Mario, navigato dal padre Umberto su Suzuki del New Club Hovada. Sempre attenta e spettacolare la loro guida, che gli permette comunque di raggiungere la seconda posizione. Modified, spettacolare sfida tra gli equipaggi Fiumana su Toyota, Carattoni e Scarpa su Land Rover. Per il primo posto non c'è storia, Fiumana Fabio, navigato da Fasini, sbaraglia la concorrenza fino dalle prime battute creando il vuoto. Esperto equipaggio, una gara perfetta con passaggi tecnici privi di sbavature e errori evidenti, ma in dubbio il loro primo posto raggiunto con facilità e con solo 37 penalità su tutte le manche. Secondo posto con un notevole distacco per Carattoni Davide sul Land Rover, male la partenza nella prima manche dove si vede scavalcare finendo in terza posizione, recupera con carattere e una guida più pulita nella manche successiva, scavalcando Scarpe e consolidando il secondo posto. Una dichiarazione a caldo? Gara molto tosta. Tosta? Molto. Come ve la siete cavata? Così così. Si può migliorare? Difficoltà. Vi lascio lavorare. Terza posizione per Scarpa Luca, navigato da Ferrini su Land Rover. Per loro una prestazione opaca. Un mezzo ancora da settare al meglio, per loro nel complesso qualche sbavatura di troppo che li fa scendere in terza posizione.
categoria più performante e spettacolare dei Prototype Ice, parte forte Brunetti Claudio su Mercedes, navigato da Malavolti, balzando subito in testa fin dalla prima manche. Disastrose le successive manche, con le quali perdono la posizione a favore di Brandi, scendendo al secondo posto. Posto assoluto per il collaudatissimo team Brandi primo, navigato da Corazzini con la loro storica Diablo Coupé. Partiti male in prima manche, con un distacco da recuperare piuttosto consistente, riescono successivamente a recuperare e a fare tempi strettissimi con poche penalità, ribaltando la classifica e vincendo quindi la prima tappa del campionato Trial 4x4 della Federazione Italiana Fuoristrada. Federazione Italiana Fuoristrada ha cominciato a organizzare le successive tappe in un calendario molto serrato per recuperare il tempo perduto causa coronavirus. Grazie.